Passeggiando lungo un sentiero qua in prossimità di Fonte Annorzi abbiamo incontrato Mattia Di Girolamo, gestore del rifugio del Gran Sasso. Buongiorno a tutti. Buongiorno Mattia. Senti, ci può dire qualcosa di questo rifugio? Da quanto tempo è in funzione? Allora, abbiamo cominciato con la mia famiglia nel fine 2018 e con Airbnb, notissima piattaforma di hosting di proprietà. E quindi è dal 2018 che siamo in attività e l'attività va molto bene. Durante questo periodo del Covid ovviamente siamo stati chiusi, però durante questo periodo abbiamo riscontrato un ottimo successo, considerando ovviamente quello che è questa casa. Un rifugio, sono tre stanze, tre bagni, è una casa in affitto praticamente, e quindi diciamo sicuramente un riscontro positivo. Senti, i clienti, diciamo, qual è la clientela che frequenta di più questo posto? Allora, diciamo che in poco più di 2 anni di attività abbiamo potuto capire, capire le categorie di clientela che frequentano la zona, e diciamo che un 50% è composto da persone che vengono dall'estero. Ovviamente l'ultimo anno, condizionato dal Covid, ha rappresentato un turismo più locale, quindi persone magari da zone limitrofe come Roma e anche Campania. Mentre per quanto riguarda il 2019, un buon 50% è stato rappresentato da presenze provenienti dall'estero, quindi americani, tedeschi, australiani, quindi diciamo da tutto il mondo, addirittura brasiliani, sudcoreani. Diciamo Airbnb permette di avere un bacino di clientela globale, diciamo. Come è nata questa iniziativa? Come avete pensato di investire in ristrutturando questo che in realtà era un vecchio rifugio di pastori? Sì, esatto, ma diciamo che qui più che la mia storia è quella di mio padre. Io ero veramente piccolino e più di 10 anni fa mio padre si innamorò di questo posto e decise di acquistare questa proprietà per poi ristrutturarla e dedicare metà della struttura a fini ricettivi e l'altra metà ovviamente a un utilizzo familiare. Quindi per adesso la casa ha questo obiettivo, quindi una metà della casa ospita noi durante i weekend per godere anche noi della montagna, mentre l'altra metà la affittiamo appunto. E diciamo che è stata una grande sfida, perché il progetto di ristrutturazione è durato diversi anni e ci ha permesso poi a fine 2018 di cominciare. Però diciamo l'acquisto della proprietà e l'inizio della ristrutturazione risale agli anni del terremoto, diciamo. Grazie Mattia, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.